L'isola di Vulcano è un posto magico, terra di zolfo e crateri, vulcani spenti e non. Tanti turisti, ovviamente, spiagge intriganti, paesaggi notevoli e gente aperta e soprattutto tranquilla, non i soliti isolani, insomma. Ho deciso di passarci qualche giorno, alla scoperta di personaggi interessanti e prodotti che stimolano la mia insana voglia di assaggiare e soprattutto di cucinare. Il traghetto è veloce e tra un attimo sbarcherò nell'isola dove Festo forgiava il metallo, aiutato dai ciclopi, e Festo, che i romani poi chiamarono Vulcano. E vi ricordo che il dio Vulcano è il dio della guerra. E magari poi sul vulcano ci salirò pure, non l'ho mai fatto, boh, vedremo. Amici miei, questo è il mezzo ideale per spostarsi sull'isola, non c'è dubbio. Sensazione di libertà, velocità moderata, pure troppo cavolo, e lo sguardo che vaga su paesaggi circostanti. Tra un po' voglio andare a trovare un tipo che fa dei formaggi di capra pazzeschi, ma ora vado un po' più su, a cercare uno scorcio sull'isola dall'alto. Ammazza, oh, tutti le stesse idee oggi, eh? Ma che è, Milano Centro? Oh, sono tutti qui e non si passa. No, dai, dai, almeno non suonate. Ma c'è un vigile? No, non c'è il vigile e soprattutto non c'è nemmeno il panorama. Eppure giù c'era un sole chiaro. Ah, vabbè, me ne torno alla valle alla ricerca del mitico produttore di formaggi. L'ora si presta bene a qualche assaggio sfizioso. Fabrizio? Sì? Posso? Accomodati. Sono arrivato al momento giusto, mi sa. Sì. Allora, io sono arrivato qua, ho chiesto un po' in giro, mi hanno detto, se non vai da Fabrizio a assaggiare la ricotta, non sei stato a Vulcano. Sì. Quindi adesso mi devi raccontare due cose. Dimmi tutto che io... Dimmi tu, io sono neofita completamente. Nel frattempo che io Quanti litri di latte c'è lì dentro? Qua ci sono 240 litri di latte. Di pecora? Di capra. Di capra? Di capra. Ok. Sì. Che quante sono le capre? Circa 300. 300 capre. Ok, che tu mungi mattina e sera. Faccio la mungitura mattina e sera. La mattina... A che ora ti svegli, per curiosità? Mi sveglio che sono 5 meno 20, 5 meno un quarto. E io mi lamento se mi sveglio alle 7 e mezza. Mungitura, immagino, con le macchine. No, la mungitura delle capre ancora la facciamo tutta a mano. E siete in due? Siamo in due, sì. Circa un'ora e mezza, due ore massimo, a seconda come ci sentiamo le mani. Immagino. E poi a che temperatura lo porti? Allora, questo in prima fase noi facciamo la cagliata a 38 gradi. Okay. Innanzitutto lavoriamo del latte crudo perché non lo pastorizziamo. Quindi siamo certificati che possiamo lavorare del latte crudo. Sei l'unico che lo fa sull'isola? Sì, l'unico pazzo. Sei l'unico pazzo che sta sbagliando. Io non l'ho ancora assaggiata. E ora però poi te la faccio assaggiare. No, lo so, ma mi hanno detto, guarda Simo, è qualcosa di veramente diverso, unico. Da cosa dipende? Penso da quello che mangiano. E allora, dipende dal vulcano, tutto il micro... Da quello che mangiano, perché qua ci sono delle erbe aromatizzate fuori... Infatti ci sono magari... arrivato, c'è un profumo di menta, c'è di tutto fuori. In altri posti magari non ci sono. Parliamo delle ginestre, dei rovi, della rosella. Quindi dipende più che altro da quello, non dal fatto che magari il terreno o il vulcano crea un microclima, della caratterizzazione diversa anche, proprio. Anche questo fa le sue parti, però è da quello che mangiano la principale cosa, Perché non è che noi li teniamo dentro a dare mangimi o fieno, noi a quello che mangiano, a quello che trovano loro fuori. Adesso così quanto le lascia perdere il siero? Una mezz'oretta vanno asciugando, si asciuga, a mano che scendono io li vado riempendo. Ok, però poi c'è un'altra cosa, io so già tutto, mi sono informato, appena sono arrivato ho chiesto tutto. Mi hanno detto, quella fresca è pazzesca, però mi ha detto, chiedi se ti fa assaggiare quella infornata. Sì. Ce l'hai? Abbiamo fatto anche quella al forno, sì. Vabbè, io mi metto fuori, mi annuso un po' di mentuccia, quando poi sei pronto, sì, assaggiamo. Un attimino. Ma tranquillo, tranquillo, non c'ho fretta. Ho capito che qua il tempo si è fermato, mi fermo anch'io. Ed eccoli qua, i gioielli.
Massimo rispetto per quest'uomo che lavora sodo e perde il sonno, tutto questo per tirar fuori questi piccoli capolavori. Solo che a guardare lui lavorare mi invoglia, ho fame e curiosità. Dai, assaggiamo. Oh. Intanto qua c'è un ingrediente segreto. Perché? Nell'aria, c'è un profumo stupendo, c'è la menta, c'è di tutto, stupendo. Allora, questa è quella fresca. Questa è quella fresca. Dimmi la verità, ma... Adesso ho capito come mai è venuta in mente, sai quella pubblicità della mozzarella che c'è il tipo che mangia e sta zitto, no? E fa così, ecco, io ho capito come mai è venuta in mente, ma ho assaggiato la tua ricotta. Ma è pazzesca, è delicatissimo, buonissimo. Quella quanto la cuoci? 25 minuti. Poi a quanti gradi? 270 gradi. Poi si esce, si fa raffreddare per circa mezz'oretta e poi si rigira sempre nelle ciotole di... Ecco, la cuoci dentro una sorta di stampo? Sì, queste qua. Ah, queste? Queste sono gli stampi, sì. Com'è buona? Tra l'altro, all'aspetto sembra anche più aggressiva. In realtà è delicatissima. È che adesso divento addicted e poi da Milano è difficile venirti a trovare. Perché? Che ci vuole? Un'ora di aereo? Hai ragione anche te. Allora. Uno dei motivi per cui sono a Vulcano è uno show cooking che mi hanno proposto di fare nel resort Terasia, un posto da sballo affacciato sul mare e con i faraglioni di Lipari proprio davanti. Questo è il mio lavoro preferito. Mi piace raccontare le ricette alla gente, lo sapete, no? Ecco, qui però c'è molto più gusto e ho accettato al volo. Lo chef del resort è in gamba, molto preciso e attivo, e vorrei che anche lui scambiasse una ricetta con me. Eccolo qui, vediamo se è d'accordo. Ciao, Crescenzo. Ciao, Simo. Come stai? Bene. Niente, correggo un attimo i menu, sto guardando un pochino i menu del ristorante mentre i ragazzi preparano la linea per il tuo show cooking di stasera. Allora, i menu perché abbiamo tre ristoranti qui. Abbiamo un ristorante tipico tradizionale per qui in arcipelago, abbiamo il cappero che è un gourmet e un grill, così da avere proposte diverse. Grazie, per i nostri clienti. Fare? Ma quanti siete in cucina? Siamo in 18 in cucina, siamo tanti ma siamo pochi. Ah, ok, se si lavora tanto. Vabbè, per stasera è tutto a posto. Sì, sì. Ma tutto pesce fai? No, in realtà non è che facciamo tutto pesce, facciamo anche piatti di carne. Come tu ben sai, qui si mangia anche il maialino, quindi è un piatto... Ah, mi hanno parlato del tuo maialino. Vabbè, peccato che oggi c'è confusione in cucina, se no me lo facevi provare. In realtà va bene, diciamo che se vogliamo lo possiamo anche provare. Un po' di tanto tempo c'è. Anche se ci sono i ragazzi che... Sì, sì, loro vanno avanti con la linea e noi ci facciamo la nostra prova del piatto. Ma tu sei di Vulcano, no? No, io sono di Ischia. Da un'isola all'altra. Un salto dall'isola all'altra. Vabbè, altro che cozze, gambe e tonno, qui si mangia il maialino. Dai, facciamolo così non disturbiamo. Ok. Tu fai e io seguo. Benissimo. Dai, andiamo. Ecco, siamo, vedi? Questo allora, è il maialino di cui ti ho parlato. Vedi? Cotto a bassa, quanti gradi? Questo è cotto a 68 gradi per 24 ore. 24 ore? Perché? Che maialino è? Nero de Nebro. Oh, quindi ok, si rimane qua, si ha allevato proprio allo stato brado, quindi in montagna, quindi si cibano da soli questi maialini. Maialini da 13 kg. Ok. Quindi carne tenera, lo stracotto con la carne e poi la pelle facciamo croccante. Questo è il cosciotto? È il cosciotto, esatto. Quindi. Ok, quindi qua si arriva al cuore, non si perdono troppi liquidi, rimane succosissima, però diciamo che è un po' effetto lessato se si vede. Sì, diciamo adesso che... Adesso che gli fai? Adesso che cosa faccio? Lo dissosso e poi lo voglio far diventare con la pelle croccante. Ok, gli facciamo l'effetto buono della porchetta, diciamo, fuori. Esatto. Così e riusciamo... Cos'è, extravergine quello? Extravergine, sì. Così riusciamo a fare due tipi di cotture sulla stessa carne. Morbidissimo, questo è fantastico. La particolarità di questo maialino, a differenza degli altri maialini, è che la pelle non scoppietta, diciamo, sì. Perché? E perché comunque, diciamo, hanno meno grasso e quindi... Quindi perde meno, esatto. Meno parte acquosa che meno parte acquosa in padella, esatto. Adesso andiamo a cuocere nell'olio. Solo dalla parte della pelle, immagino. Solo dalla parte della pelle, perché comunque la carne che viene rigenerata dal forno, cottura in forno, già è calda di suo. Il concetto di questo piatto qual è? Diciamo è quindi rivisitare quello che è una tipicità siciliana, il maialino nero dei Nebrodi, giusto?
E comunque affiancarlo con un altro elemento, quello che è la caponata siciliana, quindi la melanzana, l'oliva. Però in questo caso io ho fatto una rivisitazione anche della stessa. Cioè? Hai diviso tutto e hai fatto tutto? Sì, ho fatto una crema di melanzana e poi ho fatto il sedano e le olive a purea, la cipolla a purea e il pecorino a purea. Perché questo? Perché comunque darò il croccante con la pelle. Quindi una parte masticabile che è la melanzana e il resto per intingere voglio utilizzare le salse. Simone, ci siamo, eh? Guarda la crosta, fantastico, dorata. Fantastico. Tocca, guarda com'è croccante, inizia a diventare croccante, vedi? Questa 30 secondi e siamo pronti per servirlo, eh? Ok. Quindi possiamo fare che mentre le va avanti quest'altro minutino, noi iniziamo a riscaldarci già le salse. Perfetto, me le ripeti anche che non mi ricordo? Certo, quindi ripeto. Scomposizione della caponata classica. Quella marrone sarà la melanzana? Esattamente. Ok, fatta come? Questa è melanzana lunga, fritta. A mo' di parmigiana di melanzana sostanzialmente, sì. Quindi con l'aggiunta di parmigiana reggiano e frullata. Ok. Quindi diamo una parte masticabile sul piatto. Questo è, hai detto, sedano e olive? Sedano e olive. Sedano sbianchito con un po' di aceto, le olive di nocellara, frullate e setacciate. Cipolla? La cipolla. Che cipolla è? Questa è una cipolla bianca. Non ho voluto usare tropea per non marcare troppo il senso del piatto, il sapore del piatto. E questo invece è un peperone. Peperone rosso, quindi... Arrostito e pelato? Arrostito e pelato, esatto. E poi vedo una demi-glace. Sì, esatto. Questa l'abbiamo fatta. Per riportare il sapore della carne. Questa l'abbiamo fatta con le ossa, quindi la demi-glace del maialino stesso. E abbiamo aggiunto una riduzione di nero d'avola. Quindi comunque siamo in Sicilia, quindi abbiamo ridotto il nero d'avola. Adesso lo asciughiamo. Ah, stupenda. Hai visto che crosta? Mamma mia. Questo ti tiene anche un'ora. Un'ora così croccante e crispy. È sempre crispy. E poi ovviamente, che ha subito anche una cottura più violenta, la parte sotto del grasso sarà ancora più morbida, di più, perde un po'. Allora mettiamo prima la melanzana, che è la parte... Che non la scaldiamo. No, questa la messa a temperatura ambiente, perché comunque diciamo, mi piace avere anche diverse temperature. Sul più contrasti ci sono, più il palato si diverte, giustissimo. Quindi vado a tirare un rigo con la melanzana sul piatto. Appoggiamo il nostro maialino al centro del piatto e completiamo con la demi glace. E questo diciamo dà il vero, diciamo, sapore di carne, ricordo. Sì, diciamo che comunque serve per accompagnare, perché altrimenti di per sé comunque sarebbe un pochino... Un po' liscio, un po'... Esatto. Eccolo qua, questo è il nostro piatto, semplice. Bene, adesso io mi munisco di coltello e forchetta e non ti do il voto perché per me è già 10, però me lo mangio. Allora Simo, com'è? Buonissimissimo. Benissimo. Mo andiamo che dobbiamo preparare lo show cooking? Sì. Che sì, dici? Arrivo, aspetta, eh. Un altro morsino e arrivo. Non male il maialino. Ma pensavo, visto che sono qui, senza fare tuffi e schiamazzi, potrei approfittare della piscina e mettere in piedi in acqua. E già che ci sono, potrei anche proporvi due ideuzze che mi sono venute in mente proprio oggi. Dunque, il tramonto si avvicina ed è spettacolare. Non ci starebbe bene un super aperitivo? Magari con dei finger food accanto a tirare la volata? Allora, aspettate un attimo. Infilo il costume da bagno e mi metto all'opera. Stavolta voglio farlo strano e voi preparatevi a prendere appunti. Nella bowl, dove c'è già del trito di ricciola freschissimo, gratto un pochino di scorza d'arancia. Ricordatevi, soltanto la buccia, perché la parte bianca è amarissima e rovina il gusto di qualsiasi piatto. Condisco con un paio di gocce d'olio di quello buono, mescolo il tutto molto delicatamente, altrimenti impasto il pesce, salvia tagliata sottilissima, altra rimescolata e aiutandomi con il cucchiaio e le mani crea una sorta di polpettina della grandezza di una pallina da ping pong. Foglia di salvia per guarnire e arrotolare e il primo finger food è già pronto. Inizio con il secondo. Pelo a vivo un'arancia, guardate come si fa. Alice fresca e già pulita, aperta al libro.
Questa potete anche compattarla un po' prima, mettendola sotto sale grosso e zucchero, almeno per un'oretta. Poi la lavate e l'asciugate, così toglierà un pochino d'acqua e il pesce sarà ancora più carnoso. In ogni alice che vado a usare inserisco uno spicchio d'arancia fresco e, facendo molta attenzione a non romperle, piego le alici su se stesse, tipo un panino. Secondo finger food portato a termine. Prendo un cincinnino di ricotta e l'appoggio sul piatto. Questa servirà principalmente per non far ballare la sfoglia croccante che metto sopra. Se non ce l'avete, va bene anche un cracker, un pezzettino di focaccia tostato oppure una fettina di pane sottilissima passata al forno. Questo è carpaccio di pesce spada, in questo caso già pronto, va benissimo anche quello già affumicato. Lo farcisco con della ricotta freschissima e del basilico tagliato a julienne. Questo è un basilico particolare, è dell'isola, è leggermente più piccolo e appuntito. Chiudo il tutto a involtino e lo taglio in due, come se fosse un maki. Fettine di pomodorino datterino ruffiano e guarnisco sempre con una cimettina di basilico. Pronti al quarto? Vai! Taglio una fetta di circa un centimetro di spessore di ricotta infornata. Questa è dell'isola, è buonissima. La taglio della grandezza di un singolo boccone, tipo un mattoncino, e poi la vado ad arricchire, a rendere cremosa e molto profumata con della marmellata di cipollotto di vulcano. E poi, giusto per guarnire, metto un fiorellino di rosmarino. Questo è sbocciato da poco e profuma tantissimo. Dai, beh, questa era semplice. Dai, ancora un pochino d'attenzione che finisco il piatto. Filetto di triglia freschissimo, anche questo l'ho lasciato sotto sale e zucchero in modo da compattarlo, diventa già marinato, anche questo lavato e asciugato, e poi vado a scalopparlo a striscioline sottilissime, come se fosse un sashimi. Vi dico la verità, questa triglia è troppo buona per essere rovinata da qualsiasi altra cosa, quindi due gocce d'olio d'oliva di qualità e il finger è già pronto. Per il mangiare siamo a posto, passiamo al bere. Fragola matura, profumatissima, tagliata a pezzettoni. Fette di limone verde, dovreste sentirne già l'aroma. Due cucchiai di zucchero di canna. Una macinata di pepe nero. E vai di pestello, così le fragole si spappolano e gli oli essenziali della buccia del limone vengono fuori. Aggiungo succo d'arancia freschissimo. Ghiaccio quanto basta, mescolata vigorosa e un'aggiunta abbondante di vodka, mi raccomando, quella buona. E colpo a sorpresa, foglie di basilico per completare l'opera, profumatissimo. Eh sì, se dovessero chiedermi come descrivere il paradiso, io lo dipingerei così. Vulcano è un'isola sulfurea e ci sono le acque calde, cioè un posto dove ci si rilassa immergendosi nei fanghi allo zolfo. Potevo lasciar perdere? No, di certo. Ed eccomi qui. Pare che questi fanghi facciano benissimo alla pelle e voglio provare. Beh, mi sembra tutto ok, a parte un forte effluvio di capoccia di fiammifero. Me ne sto a galla? Ma sì. Mi rilasso come gli altri qui intorno, no? Anche. Sì, ma io un pochino dopo mi snervo. Cavolo, non sono un tipo da star fermo così a lungo tipo un ippopotamo. Anche se si sta bene, eh? Ecco, il fango ce l'ho tutto addosso. Avrò la pelle di un bambino domani. Dai, sì. Però mi sa che ora può anche bastare, eh? Ma che succede se immergo la testa? Farà bene? Porca miseria, non fa bene per niente. Oddio, mi bruciano gli occhi. Presto, presto, devo buttarmi in mare a sciacquarmi subito. Ah, meglio, dai, molto meglio. Anzi no, gli occhi non vanno meglio per niente. Facciamo una doccia, magari passa. Sì, 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 una bella doccia con acqua dolce. No, no, per niente, non passa. Ma vuoi vedere che divento cieco? Ma che cavolo, bruciano? Ma ditelo però, eh.
Ecco, lo avevano anche scritto, ma sono un pazzo io. E quelli nel fango sembrano divertirsi alle mie spalle. E hanno ragione pure loro. Per cui, cari miei, fate i fanghi sul Furry quanto vi pare, ma mai, dico mai, metterci gli occhi dentro. Parola d'ustionato. Attentoni, con gli occhi ancora in fiamme, sono venuto a trovare un personaggio davvero particolare. Si chiama... No, ve lo dico dopo come si chiama. Per il momento vi basti sapere che ha cominciato un'interessante attività. Ha il suo orto, coltiva frutta e verdure con metodo impeccabile e ne fa conserve che, dicono, sono semplicemente fantastiche. Potevo saltare questo appuntamento? No, e infatti vado subito al sodo. È lui il vincitore, è lui il numero uno, è lui il più buono di tutti. A quanto pare sì. Allora, questo è tonno, filetto di tonno di vulcano alla lunga. Sì. Cioè? Alla lunga è la qualità del tonno che si pesca qua al di fuori di Alicudi. Extravergine, l'olio. L'olio è in olio extravergine, è fatto con la ricetta tradizionale euliana. Allora, io ho detto che questo è il numero uno e l'olio più buono, ma non perché lo dico io, perché me lo dici tu. Perché questo ha vinto il premio per il... Miglior alla lunga selezionata con altri 10 produttori. Tra l'altro so che in giuria c'era anche un nostro amico che è Moreno Cedroni. Esatto, di Moreno. Se ne intendo, mancava. Che tutti i suoi profumi. Assaggiamo? Che dobbiamo fare? Apri tu, sei venuto a fare. Infatti ho fatto tutto a sua strada. Vado, intanto. Vai. Tu parla, io mangio. Esattamente. Questo non è il famoso tonno che si mangia con un grissino, No, meno male. Non esiste. Quello bisogna vedere quanto ce n'è di tonno dentro. c'è qualche problema. È una roba stupenda. Sì, perché poi sono quelle cose che uno dice, no, ma a casa devo per forza cucinare, eccetera. Ecco, con un prodotto del genere fai una gran cena senza accendere il fornello. Sì. Se lo tocchi appena, cioè nel senso ci puoi fare veramente un gran piatto semplicemente scolandolo bene e mettendoci due cosine che lo esaltano. Tipo i capperi. Tipo i capperi. Tipo i capperi. Questi sono raccolti qua nel mio terreno. Ah, tu sì. Ah, ok. Dove tra cui io ho anche un orto dove coltivo, coltivo gran parte delle cose che fai, perché non fai solo tonno, vedo un sacco di cose. Fate di capperi, certo. Che c'è dentro? Allora, ingredienti: capperi, olio extravergine d'oliva, aceto, aglio, sale e erbe aromatiche. Tipo? Dai, così adesso facciamo questo gioco, vediamo quante ne indovini, dai. Perché io ho messo erbe aromatiche, perché sennò avrei dato tutta la ricetta, capisci? Ah, Simo? Ok, ah, giusto, giusto, il segreto. Non è, però vediamo. Giusto, giusto, giusto. Uno chef come te, che ho l'onore di avere qua. Sai cos'è, casa però, mia. C'è un filo d'aceto che aiuta d'aceto. A farti vincere. Io ci sento origano, fresco bravo, però. Bravo. Origano siciliano. Prevale il cappero. Io non so, ma ci sente anche un po' di mentuccia. Bravo, e so due. Rosmarino. Bravo, e so tre. Poi arriva l'aglietto, però. Bravo, c'è l'aglio. Questo patè di capperi ha 9 ingredienti. Qui dentro ci sta anche il fuoco verde di vulcano. È fatto con dei peperoncini verdi. Sì, quindi il finale piccantino non è l'acidità dell'aceto, ma è questo. C'è anche questo, c'è questo qua dentro. Ma ce li metti a naturale o ce li metti sotto aceto? No, ce li metto sotto dopo che sono fatti. Allora, questo mi sa che mi devo preparare psicologicamente. Sì, allora, sentirai che... Tu, Maurizio, cioè, Maurizio mi ha detto, vai a trovare Maurizio Vulcano, ma Vulcano è un soprannome perché stai qua. No, Vulcano è il mio cognome. Ti chiami Vulcano? Vulcano, sì, è una storia un po' lunga, ma... Sai stare. Però non è piccante e basta, è profumato, fiorito. Esatto. Senti, vai a prendere la carta d'identità. Non ci credo che ti chiami Vulcano. Non ti puoi chiamare Vulcano. Ma... Vulcano col vulcano dietro e fai vulcano verde. Se avete problemi di vie respiratorie, questo è perfetto. Mazza. Fammi mangiare un po' di tonno. Ecco qua. Questa è la mia carta d'identità. Mi ha anche creato qualche problema a volte questo cognome qua nell'isola. Vulcano Maurizio, è vero. Mazza, ma per la foto ti hanno creato problemi. Ah, certo, perché se... Tony Manero se me la foto. Fantastico. Cioè, sei il sindaco naturale dell'isola. Sì. E questo te lo rubo.
cavolo, tutto buonissimo, ma sono in ritardo pazzesco. Assaggio dopo assaggio mi ero completamente scordato lo show cooking. Ora devo correre e il mezzo è divertente, ma non è proprio velocissimo. Oltretutto tira un po' di lato. Ci sono tantissimi invitati che mi aspettano. In cucina ragazzi staranno già preparando tutto quel che ho chiesto, e cioè un bel po' di roba. E io arrivo per ultimo, non si può così, Simo. E questo coso va troppo piano. Ma al limite potrò giustificarmi così. Dirò che ho avuto un qui pro quad. Va bene, ci sono. Mi vesto al volo. Vedo due o tre donne che già sono fatte. Allora, quindi il menù è, diciamo, basato su quelli che sono gli ingredienti stupendi, soprattutto che ho trovato in questi giorni, perché è qualche giorno che sto orbitando qua e là. Quindi si parte con quello che passa qua sotto, il tonno. Allora, facciamo una tartare. La faccio a fette e poi a dadini. La condiamo con un pochino di profumo di arancia, sale, zucchero e olio, yogurt magro, emulsionato con una centrifuga di cetriolo. Servito freddo, poi facciamo una presentazione un po' carina. Adesso giochiamo un po' più sulla tecnica. Facciamo un raviolo tondo di soia. Partiamo dai gamberi e li lascio marinare con un pochino di cipolla locale. I nostri fagottini vanno a vapore. Polpa di avocado ben matura, passata. Buon appetito, buona continuazione. Allora, è un branzino al fieno, ovvero cotto a vapore di fieno, quindi mi rimane un pochino più umido e poi mi prende questo leggero profumo di fieno. Vedete? E siamo a tre. Una rivisitazione di un cannolo alla siciliana. Li ho fatti a raviolo, a cappellaccio, quindi chiusi, e fritti. Latte, cioccolato di Modica, un pochino di zucchero, quella ricotta con delle scagliette di cioccolato dentro nel ripieno, senza nient'altro. Ho finito! Ok, sono arrivato tardi, ma credo di aver recuperato benissimo. Mi sembrano tutti sazi e appagati. Meno male, va. Ma mi sono impegnato, dai, lo avete visto anche voi. Ragazzi, eccomi qua. Oggi non ho per niente fretta e me ne vo' bello bello verso il porto, dove ho un appuntamento molto significativo. In pratica ho avuto questa idea. Potevo io stare a Vulcano senza fare una ricetta col tonno? Ovviamente no. Certo, avevo anche ipotizzato di andarmela a pescare, l'ho già fatto con la canna, una roba troppo divertente, ma qui avevo troppi appuntamenti e non me la son sentita. Per cui, cosa ho escogitato? Ho chiesto a due amici, pescatori locali, di prenderne uno a posto mio. Appuntamento al buio tra due secondi in porto. Io sono qui che aspetto, ho lo sguardo un po' ansioso all'orizzonte. Arriveranno o non arriveranno? Ce l'avranno o non ce l'avranno? O soprattutto, l'avranno preso grosso o piccolo? Se no, la ricetta va all'aceto. Oh, laggiù si vede una barchetta. Sono loro? Eh sì, dal casino che fanno sono loro di sicuro. E mi sembra pure che qualcosa a bordo ci sia. Meno male, va. C'è! C'è! Meno male, meno male. Grazie! Grosso, lasci la mano! Vai, arrivo che l'hanno battuto! Lasci la mano, Simone! Aiutaci, vieni! Simone! Bella, non ce la faccio più! Sono stanchissimo! Questo lo facevo anche. Faccio tartar sopra, sì, e sì, la griglia sotto. Buono, sì, buono! Fantastico, fantastico, grande! Vai, Simone! Vado subito! Dammi la mano, te lo tiro su! Dacci la mano! Dai, dai. Dai, Simone! Oh, dammelo di coda, vieni! Di coda, sì! Okay. Dai che buono! Mamma mia! È stata una bella pesca oggi! Lo trovo un po' di ghiaccio di sì, davanti! Sì, come non c'è il bar! Grazie va. Ragazzi! Sì. Ciao! Ciao! Ciao. Per una perfetta grigliata improvvisata in qualsiasi posto ho bisogno di contenitori di alluminio da forno, carbonella di qualità e fogli di carta per appicciare il fuoco. Acceso tutto, aspetto che la brace sia pronta.
appoggio sulla griglia un pezzo di ventresca di tonno. Questa è la parte della pancia più grassa e pregiata. La lascio cuocere in modo che perda il grasso e diventi bella croccante esternamente. Intanto preparo il resto. Con un tagliere un po' ballerino taglio un bel cipollotto fresco. Poi un friggitello. Capperi dissalati autoctoni. E poi dei pomodorini brillantissimi, questi sono datterini. Adesso giro la ventresca, guardate che roba splendida. Condisco con sale e pepe le mie verdurine tagliuzzate e adesso sfodero l'arma del mestiere. Grattatina melodiosa di limone, abbondante anche. Un pochino dello stesso succo, sempre del limone per arricchire. E poi diamo un tocco a amarognolo, prezzemolo tritato, quello novello e partendo dai gambi. Un goccio d'olio. E adesso test d'ammissione. Promosso. E con lode. Bello darsi i voti da solo, eh? La ventresca è pronta, croccantissima, stupenda. Scaloppata professionale con coltello affilato. Unisco le verdurine che si sono macerate e profumate insieme ed il piatto, in tutta la sua magnificenza, rispettosa del contesto, è pronto. Dai profumi, dagli ingredienti e dai colori, sembra proprio che dal mare sia saltato direttamente sulla mia mini griglia, si sia espresso nella sua magnificenza e abbia richiamato a sé tutti gli ingredienti che dà la terra. È un piatto semplice, ma a parte l'effetto ottico, se lo provate non tornerete più indietro, anzi, vi trasferirete qua, sugli scogli. In quest'isola ci sono persone, in questo caso una donna, Paola Lantieri, che praticano la viticoltura eroica. In sostanza sfidano il territorio, sfruttano ogni spazio possibile per coltivare le uve che regalano uno dei vini più buoni del mondo, la Malvasia. Guardate qui che spettacolo! Terra a picco sul mare, vigneti ordinatissimi, verde e azzurro per un nettare delizioso. Paola Lantieri non c'è, ma incontro Danilo che mi svelerà i segreti della Malvasia che nasce qui, a Punta dell'Ufala. Eccolo! Ciao Simone! Ciao caro! Benvenuto a Punta dell'Ufala. È un paradiso questo! Meraviglioso, vero? Allora, mi hanno detto, se non bevi Lantieri non hai bevuto niente. Sono assolutamente d'accordo. Ti racconto, questa Malvasia così buona perché? La Malvasia è buona per diverse ragioni. La prima è la vigna, che adesso andiamo a vedere. Ok, Malvasia con... tagliata con? Corinto nero. Ok, quindi in questa terra qua ci viene l'uva così buona? In questa terra qua, esposta a scirocco, quindi terra calda, vulcanica, viene un'uva incredibile. Fammela vedere, dai. Andiamo. Questa, come senti sotto i tuoi piedi, è proprio polvere vulcanica. Sì, non sento niente sotto i piedi. È polvere vulcanica. Quando qui piove, l'acqua dopo qualche secondo già è scomparsa. Una spugna. Questo è un filare che stiamo attraversando di Malvasia DOC delle Lipari. È allevata con un sistema che si chiama controspalliera. Cioè? È un sistema che non è più quello di una volta, dove si utilizzavano dei pali, cioè di legno, le canne e del giunco per fare delle legature, era una sorta di pergolato basso perché ci si doveva difendere dal vento. Qua siamo esposti a scirocco, quindi quando soffia è molto violento, pertanto si utilizzava questo pergolato basso e non era possibile meccanizzarlo, tutte le lavorazioni erano fatte a mano. Oggi la controspalliera ci permette invece di passare qui in mezzo anche con qualche mezzo meccanico. Siamo in fioritura ora, no? Siamo in piena fioritura, proprio oggi è cominciata. Quello che vedi qui a terra, che si chiama shelter, è un protettore perché questa è una zona particolarmente ricca di conigli che rischiano di distruggere il vigneto. Si banchettano la nostra Malvasia. Questa è solo Malvasia, in un'altra zona della vigna invece troveremo il Corinto Nero, che obbligatoriamente deve essere interdisciplinare, mischiato con la Malvasia per produrre il passito Malvasia DOC delle Lipari. E in che percentuale? Allora abbiamo 95% massimo di Malvasia e dal 5 all'8% di Corinto Nero. Ok, adesso manca solo una cosa. Che lo andiamo a assaggiare e vediamo come stanno sì, bene insieme. E buttiamo le scarpe. Simone, questo è poi il frutto di tutto ciò che abbiamo visto nelle vigne, è frutto del lavoro del contadino e soprattutto del mare, dei luoghi, ma anche di questa signora di Palermo che ha deciso di trasferirsi a Vulcano
è investire in questo progetto difficile. Difficile, sì, soprattutto per una donna in questo periodo storico, anche dal punto di vista economico. E adesso assaggiamo. Adesso andiamo ad assaggiare. Questa precisamente è la numero 3602 di 6.000 bottiglie prodotte. Sì. 6.000 bottiglie. Da quanti anni è che c'è la vigna? In la vigna produzione? Mediamente sono 8 anni, ma la prima produzione, il primo imbottigliamento è stato nel 2009. Questa assaggeremo adesso la 2010. Perché tu mi dicevi che prima c'era tipo terreno abbandonato, hanno trovato canniccio ovunque, cioè è stato prima bonificato tutto e poi dopo, cioè lavoro doppio praticamente. Lavoro contro il canneto che aveva completamente soppiantato le colture di vite qui nella zona dove siamo adesso a Gelso e poi il combattimento contro il grillo talpa che andava rosicchiando le radici di tutte le prime barbatelle impiantate su questa vigna. Ah, ecco perché anche in più ai conigli c'era anche quello. Insomma, sì. È nata male, ma è, nata ma è cresciuta male, bene. È cresciuta poi molto bene, grazie anche alla collaborazione del nuovo agronomo e del nuovo enologo che l'aiuta e che la sta supportando anche in un progetto di viticoltura naturale. Quindi... Ma il mare aiuta a livello di, anche di salmastro, di aria, di mare, già a proteggere un po' l'acino da eventuali... A proteggere no, ma ne dà delle caratteristiche uniche che sentirai adesso. Dai, 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 ne abbiamo parlato tanto. Che dire, già la Malvasia si riconosce dal colore. Sì, è anche molto più intenso delle classiche. Il colore, più... la densità quasi mielosa, è il colore che va dal giallo dorato all'ambrato, lo prevede anche il disciplinare. I profumi devono essere di tipo aromatico e al palato ti dovrà sembrare dolce, aromatica, ma sempre elegante, mai stucchevole. Uff. Come si chiama la signora? La signora si chiama Paola Lantieri. Grazie Paola. È un po' pazzarella, ma vedi cosa tira fuori con questi sacrifici. Sai che anch'io sono un po' pazzarello? E mi è venuta un'idea. Tu dammi 5 minuti. Ok. Stai lì. Tottanette è il sapore delle olie. Facilissimo. Parto così. Trito in abbondanza del finocchietto isolano. Faccio dissalare dei capperi, sempre dell'isola ovviamente, e trito anch'essi. Scaldo una padella in alluminio sul mio fuoco portatile, un'irrorata d'olio d'oliva e aggiungo i capperi. Lascio cuocere un attimo in modo che il cappero dia il sapore all'olio, scaldo bene la padella e unisco calamaretti freschi e già puliti. Questi sono veramente piccoli e delicati, quindi basta cuocerli 2 minuti. Una bella spadellata convinta per rigirare il tutto e poi finocchietto, come se piovesse. Appena ben insaporito, una spruzzata coerente di malvasia, una bella macinata di pepe nero, 20 secondi di pazienza e il piatto è pronto. Non me la son finita, Ci ho pensato io nel frattempo. Allora, questo è il tuo. Che ti sei inventato? C'è il cappero, c'è il finocchietto che ho raccolto qua, con un po' di braccio ho saltato il mare, la mare. C'è la malvasia. No, e poi quella gli ha la parte dolce. Ho lasciato il cappero praticamente dissalato appena appena, quindi non ho messo sale. Hai aggiunto sale? Sì. Con le cose buone, se fai poco, diventa buono per forza. A proposito. Grazie. La sì. Salute, complimenti. A Vulcano. Oggi è il gran giorno e ho bisogno davvero di incoraggiamento. Ho deciso che salirò sul vulcano. Un'impresa per me e per voi, che però non farete nessuna fatica mentre io suderò parecchio. Non è l'Himalaya, ok, ma si sale per un bel po' e su una strada polverosa. A piedi, voglio sottolineare. Ma voi pensate che io vada su a mani libere? No, 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 no. Mi porterò una merenda degna di questo nome. C'è un posticino ai piedi del vulcano dove si fa il miglior pane cunzato dell'isola. Non sapete cos'è? Ok, seguitemi e lo scoprirete. Ciao. Maurizio? Sì, sono io. Ciao Simone, piacere. Ciao, piacere. Senti, io ho chiesto dove posso fare una gran merenda, mi hanno detto di venire qua perché devo mangiare il pane cunzato. E allora sei nel posto giusto. Ho detto bene, il pane cunzato. Sì, sì. Vieni, accomodati, lo prepariamo insieme, guarda, ti faccio vedere.
Ma guarda, cosa sarebbe? Perché cunzato che vuol dire? Allora, cunzato significa condito. Ah, ok, condito, ok. Cunzato è detto in siciliano, diciamo. Allora, si griglia. Esatto, abbiamo brustolito il pane alla griglia. Ma che pane è questo? Questo è un pane locale che preparano questo? Per me. Sì, è proprio quello lì. Ah, quindi lo tagli a metà? Sì, lo taglio a metà. Con uno ne faccio due. Ah, ok. E poi visto? Lo schiacci sotto. Dopo lo faccio alla griglia, gli metto un po' di salmoriglio, che è un mix di aglio, olio e prezzemolo, sul pane caldo, come faceva la nonna. Le ricette della nonna. Gli diamo una spennellata. Ma c'è una ricetta base? Cioè, che so, a me viene a mente la panzanella, ho visto una foto fuori, no? Cioè, sì, diciamo che quello la base, più povero com'è? Quello più povero è pomodoro, mozzarella, olio salorigano e basilico. Ah, ok. Però possiamo anche... Possiamo aggiungere tutto no, quello che vuoi. No, perché io devo farmi una bella scarpinata tra un po'. Pensavo di portarmelo via e andare direttamente sul vulcano. Certo. Quindi adesso lo carichiamo un po'. Allora, gli mettiamo un fondo di pomodoro. Così dà un po' d'acquetta. Esatto. Questo è pomodoro Piccadilly. È il pomodoro più dolce che c'è. Sempre siciliano, rigorosamente siciliano. Un pizzico di sale. Vai, vai. Non ne mette tanto che dopo volevo mettere sia capperi che cucungi, che quelli dà un po' spingo. Ah, l'acciughetta anche. Gli mettiamo un po' di mozzarella. Oh, bravo, uno che spacca la mozzarella con le mani. Grazie. Fior di latte? Sì, mozzarella siciliana, anche questa. E un pizzico d'origano. Ecco qui, questa è la base del pane cunzato. Ok, ammazza che base. Io voglio adesso, di roba salina. Guarda, di salino hai capperi, cucunci, puoi mettere un vado, quello... posso? Vai, vai. C'ho le mani pulite? Sì, sì. Posso assaggiarne uno di questi? Certo che sì. Questo è il frutto, mentre questo è il fiore. Esatto. Metto due o tre perché sono belli saporiti. Sì, sì. L'acciughetta ce la mettiamo? Due spezzettate, che dici? Sì, sì, ci stanno molto bene. Qual è bene. Il tuo preferito? Guarda, il mio preferito è con pomodori secchi e scaglie di ricotta. Ah, la ricotta infornata? La ricotta infornata, sempre locale. Ma ammettiamocela. Guarda, ce l'ho anche qui nel piatto. Aspetta che mi pulisco le mani. Guarda, le puoi lavare lì. Ammettiamocela. Un po' di ricotta infornata, visto che ho assaggiato quella fresca. Guarda, la ricotta infornata è quella... Ah, io l'ho mangiata più bianca, questa è più... Questa è perché è da grattugiare, quella che hai mangiato bianca è per... ha un'infornatura un po'... sta meno nel forno, capito? Così è... Quindi questa è più saporita? Questa è più vado saporita. Piano? Altrimenti sì. Poi dopo mi devo portare dietro due o tre bottiglie d'acqua. Allora, visto che sono da solo, non ho ragazze in giro, non devo parlare con nessuno, vado anche di cipolla cruda. Questa è una cipolla scalogna locale anche. Ma è una mela, è dolcissima. Sì, sì, è molto dolce. Stupenda. Io direi basta, due foglie di basilico, anche se ci hai messo l'origano, ce ne due metto lo stesso. Due foglie di basilico e una bella girata d'olio. Ah, lo dice un toscano, che dici? Te lo finisco. Fantastico. Ma da com'è nato? È un piatto povero di chi? Pescatori? Il, no, 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 il pane cunzato è una ricetta di tutti gli antichi isolani, siciliani, tutti quelli che avevano il forno a legna. Ogni volta che sfornavano il pane, una volta a settimana, c'erano tutti quanti che aspettavano che usciva questo pane per bagnarlo nell'olio, nel sale e nel pepe nero. Quello era il pane cunzato. Ah, ok, semplice. Poi piano piano. Semplice così. Dopo c'è chi gli metteva il pomodoro, chi gli metteva le acciughe, chi lo mangiava addirittura con la mortadella e il pane caldo. E io ho fatto questa cosa così, abbiamo inventato questo tipo di pane. Sai che io sono toscano e c'è la stessa cosa. Non è fatta così, ma è col pane raffermo bagnato in acqua e aceto e spezzettato, che è la panzanella. Sì. All'inizio era condita semplicemente con cipolla a crudo e un po' d'olio e poi ero diventata poi con le foglie del sedano, il cuore del sedano e qualche cosa in più di odori, però sempre cipolla rossa eccetera, poi c'è chi ci mette l'oliva, il tonno, ma che buono. È un'altra storia. Fratello, ti chiedo un boxettino perché certo sono col sì. Quad. Guarda, lo mettiamo dentro un box, prendilo tu qui voglio sopra. Sentirmi sì, proprio l'uomo delle pizze. Fantastico. Del cunzato. Lo mettiamo dentro un box, così. Quanti ne fai a stagione? Se ne fanno parecchi, lo vogliono mangiare tutti questo pane. A me mi hanno detto, devi andarlo a provare in tutti i modi. Ok, fantastico. Io farei una piccola correzione qui sopra, se è possibile. Togliamo la scritta esatto, pizza. Esatto. Se ne avrà male Totò, però la pizza vabbè, è un'altra cosa. È così. Grazie, caro. Vado è sul vulcano. No, no, aspetta un attimo. Ti do la carica io per salire sul vulcano. Qua si fa così, guarda. Aiuto, questa è la malvasia. Aiuto. Devi farti un brindisi con me. Volentieri, con me volentieri. Un brindisi. Volentieri, guarda, io per bere sono sempre al posto, guarda. Senti che profumo.
Mamma mia, c'è il sole dentro. Sì, questo lo chiamano il nettare degli dei. Miele liquido, ambra sì. liquida. Guarda che bella. Stupenda. Ci vuole un bicchierino. Così sali meglio. Magari sbaglio Vulcano. Grazie, salute. Caro. Messner, aiutami tu. Vabbè, non è un 8000 qua, ma fa un caldo assurdo e i piedi slittano sulle pietre. Dai, Simo, dai, dai. Allora, fin qui tutto bene. C'è un po' di gente che sale e scende. Mi danno fastidio quelli che scendono, ma non vedo ambulanze e quindi la cosa si può fare. Certo, ragazzi, ogni tanto bisogna fermarsi. Uno sguardo ai metri mancanti e via si riparte. Io credo di aver mal interpretato. Mi sa che ho confuso l'altitudine con la distanza e questa cosa mi ha un po' innervosito. Ma quanto manca, cavolo? Oltretutto c'ho sto cartone di pane cunzato in mano. Sembro uno che deve fare una consegna. Oh mamma. Ecco, credo di essere abbastanza vicino. Ultimo sforzo. Oh, io non ho sentito nessun incoraggiamento da parte vostra, nemmeno uno, eh. Ma ce l'ho fatta lo stesso, alla faccia vostra. È stata dura, ma stare quassù ti ripaga di tutti gli sforzi. È davvero emozionante. Le fumarole sbuffano, l'aria è pungente, ti senti un po' il re dell'isola. E guardare giù è bellissimo. Mi dico bravo da solo, via. E adesso posso sfoderare il mio pane cunzato con orgoglio. Come spesso capita, sono quello che non rinuncia a mangiare cose buone anche in posti veramente assurdi. E stare un passo dal cratere è davvero un'esperienza unica. Se capitate qua, e fatelo, è davvero un'emozione forte. E così magari capirete anche che fatica ho fatto per voi. Per punizione, quindi, beccatevi il riepilogo delle ricette. Io me ne sto qua a godere della mia piccola impresa personale. Ciao belli! Quello che voglio farvi capire con questa ricetta non sono tanto i procedimenti singoli e la creazione dei vari finger food, bensì mostrarvi come con degli ingredienti fantastici come questi basta un tocco di fantasia e di creatività per ottenere un magnifico mosaico aperitivo. Sbizzarritevi con quello che avete e ricordate sempre che se gli ingredienti sono buoni vanno toccati il meno possibile. Posso andare avanti? Va bene. Grigliata. Il tonno, magnifico abitante dei nostri mari, è delizioso, ma da usare con cautela. Il mar Mediterraneo si sta impoverendo purtroppo sempre più, e anche i tonni non fanno eccezione. Anzi, quindi, usate questo pesce con il rispetto necessario. Quando lo lavorate, pensate sempre che è un regalo della natura e come tale va utilizzato. E ogni tanto, provate la stessa ricetta con la palamita o con il tonnetto, buoni uguale ed ecologicamente molto più sostenibili. Questa è una ricettina in cui la parte fondamentale è la rapidità d'esecuzione. Tutti gli ingredienti che si usano vanno cotti il meno possibile. Questa regola vale soprattutto per i calamaretti. Un minuto e saranno pronti. Se li cucinate di più, rovinerete la consistenza delle carni e ne perderete di gusto. E soprattutto, vi mangiate della gomma. Stavolta è stata davvero un'avventura su quest'isola pazzesca. Vi consiglio di venirci, ma se volete portarvi a casa un po' di profumo, basterà ripetere queste ricette. Ragazzi, alla prossima!